dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, per tutta via Merulana e Labicana, fino a Sant'Antonio da Padova, a San Clemente e ai Santi Quattro Coronati, è la zona del pasticciaccio, il notissimo romanzo di Carlo Emilio Gadda. Qui, in via Merulana, dove sono, come dice Gadda, quelle grandi case dei primi del secolo, che ti infondono solo a vederle un senso d'uggia e di canarinizzata contrizione, il contrapposto netto del color di Roma, del cielo e del fulgido sole di Roma, qui abbiamo preferito incontrare lo scrittore. Siamo arrivati poi insieme ai Santi Quattro Coronati, la chiesa dal bellissimo chiostro del XIII secolo, ricordata più volte nel pasticciaccio. Siamo un po' nel cuore ambientale del romanzo Quel pasticciaccio brutto di via Merulana che lei ha scritto. Direi di sì, siamo i Quattro Santi Coronati. Che ha una parte importante nei primi capitoli del suo romanzo. Sì, è un mezzo con cui mi sono immesso direttamente nel cuore, diciamo, architettonico di Roma e nell'ambiente che potremmo chiamare paleocristiano e romanico, insomma, di Roma. E nei primi anni della sua attività di scrittore a che cosa si dedicava preferibilmente? Alla prosa o alla poesia? Nei primi anni di scrittore, cioè già a distanza dall'infanzia, insomma, vero, mi sono dedicato preferibilmente a scrivere versi, insomma, vero. Avevi la rima facile? Avevo la rima facile, sì signori, vero. E potevo incoccare delle ottave ariostesche, come anche dei sonetti tradizionali, vero, con una certa disinvoltura. E senza l'aiuto del rimario. E senza l'aiuto del rimario. E successivamente invece è nata la vocazione narrativa. Sì, perché insomma la maturazione del cervello, diciamo così, mi ha portato a comprendere che forse non avrei potuto costruire qualcosa di nuovo o di geniale nel campo poetico, vero? E quindi ho preferito dedicarmi invece al componimento letterario, insomma. Possiamo domandarle ora in che modo nacque in lei l'intento di scrivere Quel pasticciaccio brutto di via Merulana? Il pasticciaccio deriva soprattutto da una specie di innamoramento della situazione edilizio-urbanistica della Roma dei primi secoli, cioè della Roma che ci rivela costruzioni romaniche. Di qui abbiamo insomma un esemplare, un esempio abbastanza notevole, si tratta di quella specie di rocca di fortilizio e di che è oggi l'entrata ai Santi Quattro Coronati. Ma questo sole di Roma scotta un po' troppo, perché non ce ne andiamo al presto? Ha ragione, andiamo. Negli ultimi tempi sono usciti abbastanza frequentemente libri nei quali si fa uso della lingua e del dialetto contemporaneamente. Che cosa pensa lei di questo fenomeno? Sono certamente un tentativo, qualche volta felicemente riuscito, di accostarsi alla realtà espressiva del popolo di cui facciamo parte. Mi pare che lei ha già pubblicato molti e molti anni fa qualche cosa nella quale c'era già questo uso del dialetto e della lingua contemporaneamente, no? Un racconto del 1930, mi pare. Direi di sì, è presumibile, non certo, ma presumibile che questo racconto cui lei allude, cioè l'incendio di via Keplero, sia servito di fermento ispirativo ad ulteriori lavori in questa direzione. Non è comunque che tu ti senta responsabile di tutti questi esperimenti? La responsabilità non può essere a me ascritta, in quanto io ho seguito una disciplina e un suggerimento naturale nell'accostarmi alla realtà espressiva del popolo e della gente, insomma. È presumibile che altrettanto abbiano fatto gli epigoni, se epigoni si possono chiamare, in quanto a loro stessi, vero, hanno cercato un avvicinamento
alla gente, al popolo vero a cui apparteniamo. Quindi si può dire che certamente simili tentativi, simili iniziative in questo campo, specialmente le sue, non possono essere considerati come tentativi puramente artificiali e letterari, ma assolutamente hanno una loro funzione. Assolutamente no. Tanto è vero che, questo lo posso dire chiedendo che mi si creda sulla parola, tanto è vero che il racconto cui ho alluso è stato scritto di getto in due pomeriggi estivi nel luglio del 30. Non è quindi escluso che si tratti di un lavorio artificioso e complicato, insomma, come mi viene attribuito da alcuni critici non intelligentissimi, insomma, vero? Ho capito. Senta, Gadda, e adesso dovrebbe darci qualche notizia sugli sviluppi, che io so abbastanza attesi, anzi molto attesi, del libro che l'ha reso più famoso, quel pasticciaccio brutto di Via Merulana. È un libro che avrà probabilmente un seguito? Il seguito nella stesura grezza è già scritto ed è già sistemabile in un racconto seguito e pubblicabile in certo senso. Soltanto la tematica è tale da mettermi in difficoltà di ordine pratico rispetto all'ambiente in cui vivo. E quale potrà essere il titolo del suo nuovo romanzo? Il titolo potrebbe essere, parafrasando da Dumas, 20 giorni dopo. Poiché realmente gli avvenimenti si svolgono o si completano nel tempo, nel lasso di 20 giorni da quello che è stato già scritto.